Ciao a tutte, sono Mary di Mary la Makeup. Oggi sono qua per un nuovo Face of the Day. Sarà quasi tutto a base di prodotti minerali, quindi chi non li ama, mi sa che questo Face of the Day non le piacerà. Allora, cominciamo. Dato che ho usato il fondotinta minerale, ho messo prima il correttore. Normalmente faccio così, ma è una mia scelta personale. Potete fare come volete. Ho usato il Bio Detox della Bourjois, che è liquido, con l'aggiunta del mio caro pompelmo di minerale puro, che è il correttore quello giallo. Dopodiché ho unito due fondotinta minerali, il numero 04, il Soft Focus Foundation di Kiko, e il numero 50, che è quello più chiaro del polvere minerali della Lepo. Intanto tutte le informazioni le trovate sul blog. Come cipria ho usato la polvere di riso, quella in polvere libera, sempre della Lepo. E non ve lo faccio vedere perché sopra si è cancellato, non si vede più. Dopodiché, ombretti. È leggermente chiaro il trucco, non è? Vuol dire leggermente chiaro? Vabbè, insomma, avete capito. Ho usato l'oro rosa della Neve Cosmetics che mi hanno mandato in omaggio, molto carini, nel mio ultimo ordine. Poi nella piega ho usato questo qua che sono i matte eyeshadow della Elf. L'unica cosa è che su questo geniale pacchettino non c'è il nome. Comunque è un color mattone, infatti mi pare che il nome fosse proprio Brick. Vediamo un po' se riesco. No, fammi vedere un pochino. È un marroncino tranquillo. All'interno dell'occhio ho messo questa matita, la Glamorous Eye Pencil della Kiko ed è nel numero 402, che è un color ruggine. Queste matite sono waterproof e devo dire che durano tantissimo. Poi mascara del dottor Taffy. Vi faccio vedere lo scovolino perché questa ditta è poco conosciuta, ma è una ditta che trovate in erboristeria che è ottima. Questo è lo scovolino e oltre a fare trucco fa anche linee corpo, bagnoschiumi, profumi. Dunque, poi come blush per rimanere in tema di trucco minerale, rimandiamo sulla Elf Mineral Blush. Nella colorazione Coral, che è quello color corallo. Strano, si chiama Coral. Vabbè. E i fondotinta minerali li ho messi con questo discretissimo Kabuki della Elf. Erano usciti con questa versione molto, molto chic. Non mi ricordo se è a Natale, mi sa a Natale. Sopracciglia, questa matita della Essence, che però è arrivata proprio quasi alla fine, quindi il nome non si vede più, ma era quella per capelli biondi. Voi vi chiedete perché ti metti la matita per capelli biondi sulle sopracciglia se c'hai capelli rossi? Perché le sopracciglia sono bionde, perché io di base sono bionda e faccio il nel rosso, quindi ho capelli rossi, perché la matita rossa sulle sopracciglia la vedo estrema. Poi, per fermare un pochino la matitina, ho usato questo qua, il lato colorato del Treat and Tame della Elf, che è il mascara colorato sempre per le sopracciglia. Per finire, ho usato il mio solito burro di cacao dei Provenzali, quello al burro di karité come base, e come lucida labbra ho unito un po' di questo lucida labbra. No, questo nasce come balsamo labbra, in realtà è lucido ed è trasparente, con un po' del blush che ho usato per le guance, mischiato assieme nel coperchietto così di una giarrettina. E niente, basta. Spero che questo Face of the Day vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!